Sta per avere inizio una doppia settimana da capitale al quadrato, visto che dal 2 all'8 settembre saranno due i comuni interessati dal progetto 50x50 di Pesaro 2024, ovvero Macerata Feltri e Frontone, che tra storia, teatro, eventi e buon cibo sono pronti a regalare 7 giorni di cultura a cittadini e visitatori. Macerata Feltri, come sa, è un paese dalla storia molto antica, quindi abbiamo voluto ripercorrere diciamo, l'arco temporale partendo appunto, e così mostra il titolo, da Pitino Pisaurense fino all'Unità d'Italia, attraversando anche un momento particolare che è il passaggio di Garibaldi per Macerata Feltri, per il quale questo anno conta come anniversario il 175esimo. Quindi abbiamo preparato molti incontri, molte conferenze a carattere storico, a carattere diciamo, anche musicale, ripercorrendo diciamo, tutte le caratteristiche culturali, le preziosità di Macerata. Dalle scavi archeologici alle opere d'arte contenute, i nostri musei e anche aneddoti storici e culturali che la riguardano. Sarà una settimana vivace e brillante, un po' come Frontone, con il suo ambiente, la sua cultura, dal castello di Frontone al bellissimo Monte Catria, alla funivia, alle bellissime sentieri da trekking e soprattutto ai tanti eventi sportivi che abbiamo legato appunto per questa settimana, sportivi, culturali, legati appunto alle nostre specificità che terminano con i nostri buonissimi prodotti tipici. Un'altra volta nel mese di giugno, in realtà, tra Sasso Corvaro e Borgo Pace, questa volta abbiamo Frontone e Macerata Feltria, diciamo, meno vicine tra loro, quindi insomma, rappresentare anche qui la varietà e la bellezza della proposta che il progetto 50x50, grazie ai comuni, sta mettendo in campo. Quindi è una doppia opportunità per calarsi in quelle che sono progettualità particolarmente in linea con la capitale della cultura, ma anche con lo spirito di collaborazione che Pesaro ha tenuto negli anni con i comuni delle aree interne. E con Frontone siamo partiti da tempo con un protocollo di collaborazione che mirava proprio sugli ambiti della scoperta dei percorsi naturali, della cultura, dell'attrazione enogastronomica e anche diciamo, dello sport, della vita e del turismo all'aria aperta, e che sono confermati insieme a tanti altri elementi culturali e architettonici all'interno del programma. E come Macerata Feltri, altrettanto c'è da tempo una collaborazione che va dai temi storici legati anche naturalmente al Risorgimento, che è uno degli elementi forti anche del racconto di questa settimana, di cui naturalmente tra tanti accenti Macerata Feltri è stata protagonista, naturalmente al teatro Battelli, che potrebbe essere altrimenti uno dei cuori pulsanti della cultura della nostra provincia. Anche qui tante attenzioni a quello che è il contemporaneo, a quella che è la musica, a quello che è la scoperta di anche o riscoperta di artisti del territorio.